Ed eccoci, allora ieri sera abbiamo fatto appunto questo giro in questo bar, che è appunto un bar speakeasy in cui si entra, sembra che sia qualcosa di diverso, poi c'è una porta nascosta e si va all'interno del bar. Quello di ieri sera appunto sembrava di essere in un supermercato e invece si apriva questa porta e si entrava in questo bar. Ho fatto anche uno short, appunto, che non so se è già uscito o uscirà nei prossimi giorni, in cui descrivo meglio questo bar. E oggi invece siamo nel cimitero di Perla Shears, dove c'è anche la tomba di Oscar Wilde, Jim Morrison e tante altre tombe, appunto un cimitero molto famoso. E quindi stiamo un attimo facendo un giretto in questo cimitero, c'è anche un corvo lì. E niente, guardiamo un po' questo cimitero, appunto monumentale. E proseguiamo la nostra visita di oggi qua a Rue del Rivoli. Praticamente c'è questo museo in cui è un atelier di artisti che andiamo a visitare oggi. È aperto solo il pomeriggio, molto particolare come palazzo si nota, andiamo a vederlo all'interno. Giorno 4 continuiamo il nostro vlog, siamo al Centre Pompidou per fare una visita appunto di questo museo d'arte moderna e contemporanea. Qua alle mie spalle il Centre Pompidou e vorrei far vedere come sto cercando di mimetizzarmi e non far capire che sono italiano. E continuiamo la nostra giornata di oggi pomeriggio con la visita appunto al Pantheon di Parigi. Thank you.
Allora, un consiglio sul food: siamo qua appunto nel quartiere, appunto latino, e praticamente c'è questa creperia che è molto economica e veramente molto buona. Ecco, invece per i macaron vi consiglio appunto questa catena che c'è in giro per Parigi. Siamo sempre qua nei quartieri latini, e i macaron costano 90 centesimi ciascuno, quindi è un prezzo non male per i macaron. E diciamo, ce ne sono vari negozi questa catena, appunto, come vi dicevo, in giro per Parigi. È arrivato il momento di salire sulla Torre Eiffel. Siamo già al primo piano della torre. Praticamente ci sono due piani, qui si possono prendere delle scale, poi c'è l'ultimo piano invece che si arriva solo con l'ascensore. E per l'ultimo piano bisogna anche prenotare, perché anche noi abbiamo dovuto aspettare un po', quindi mi raccomando, prenotate online, solo che bisogna prenotare con molto anticipo, perché appunto noi abbiamo guardato le prenotazioni ieri, che era martedì, ed erano già piene per mercoledì, martedì e giovedì, quindi ce la posso solo venerdì. Però siamo venuti oggi e alla fine, aspettando un po', siamo riusciti a entrare e andare fino alla cima. Sono tutti identici con il pomeriggio. La forma è sempre quella. C'è il perfetto, no? Adesso. Poi c'è la rete. E ci è piaciuto talmente tanto Montmartre che siamo, e le Sacre Coeur, che siamo tornati qua appunto per la serata, per fare un giretto, mangiare qualcosa appunto a Montmartre.